bella show i bruchi possono finalmente diventare farfalle. Grazie alle mani esperte del dottor René Trevis, la nostra splendida Bella vi condurrà in ogni fase del vostro cambiamento. Ciao Max. Abbiamo deciso di toglierti la conduzione dello show. Quanto costa ottenere un briciolo di notorietà? Per Bella, conduttrice televisiva caduta in disgrazia, la posta in gioco è altissima, tanto da barattare il suo volto per tornare alla ribalta. L'operazione, fatta per mano del marito René, verrà trasmessa in diretta televisiva a uso e consumo di una comunità di guardoni. Grazie a Dio mia moglie è fuori pericolo, anche se il suo viso rimarrà fortemente sfigurato. Il volto di un'altra, diretto da Pappi Corsicato, fa sfilare in bell'ordine tutti insieme i difetti dell'uomo moderno e mostra il punto di non ritorno di una società culturalmente incivile. La mia faccia ha stancato. Mio marito mi sottoporrà ad un'operazione di completa ricostruzione facciale. Avrò il volto di un'altra. Da par suo, l'autore napoletano gioca efficacemente con colori, sfumature, forme e costumi. Una vera e propria tragedia. Una distrazione può essere fatale a volte. Così i suoi personaggi, perfetto il volto di Laura Chiatti, incisiva l'interpretazione volutamente grottesca di Alessandro Preziosi, mostrano la moderna inconsistenza di chi nulla rappresenta senza la propria maschera.